Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo come trovare su Google le immagini che ci servono per realizzare i nostri programmi. Iniziamo! Come vi avevo anticipato nell'ultima pillola, nel prossimo tutorial realizzeremo noi, utilizzando l'editor di Scratch, le immagini che ci serviranno per il nostro programma. Nel video di oggi vedremo come procurarcele su internet, facendo attenzione a mantenere il giusto formato. Vediamo come fare. Facciamo prima un breve ripasso su cos'è il rapporto d'aspetto di un'immagine. Ovviamente parliamo di immagini bitmap. Ora posso specificare, visto che conosciamo tutti bene, la differenza tra bitmap e vettoriale. Vero? Per chi non avesse visto la pillola dove spiego le differenze tra le due rappresentazioni grafiche, ve la lascio in evidenza da qualche parte nel video. Vediamo ora. Il rapporto d'aspetto di un'immagine indica il formato dell'immagine stessa ed è dato dai pixel orizzontali diviso i pixel verticali. Perché vi dico questo? Perché dovremmo procurarci le nostre immagini sul web e, come sappiamo, le dimensioni dello stage sono 480 per 360. Vi spiegherò come cercare immagini su Google che abbiano queste dimensioni, ma noteremo che questi risultati spesso saranno parecchio insoddisfacenti. Per questo motivo dobbiamo conoscere il rapporto d'aspetto dello stage, in modo da poter cercare immagini di dimensioni differenti, ma con lo stesso, appunto, rapporto d'aspetto. Come dice il nome, il rapporto d'aspetto è un rapporto tra due misure. Quindi, se le misure cambiano, mantenendo lo stesso rapporto tra di loro, potremo trovare immagini di varie dimensioni, ma che hanno lo stesso formato. Il formato è dato proprio dal rapporto, diciamo, di base tra, appunto, la base dell'immagine e l'altezza dell'immagine. Cerchiamo di spiegare meglio. Se dividiamo tra di loro base e altezza dello stage, quindi queste sono le dimensioni dello stage, se io vado a dividerle tra di loro, 480 diviso 360, ottengo un numero tipo 1,33333 e così via. Questo numero è il nostro rapporto d'aspetto. Ora, tutte le immagini che hanno questo rapporto d'aspetto hanno a loro volta un formato che si chiama 4 terzi. Sicuramente l'avrete sentito nominare. Un tempo i televisori a tubo catodico erano tutti 4 terzi. 4 terzi implica che la base e l'altezza tra di loro hanno lo stesso rapporto che hanno a loro volta 4 e 3 tra di loro. Se proviamo infatti a dividere 4 diviso 3, otterremo 1,33333 e così via, che è appunto il rapporto d'aspetto di un'immagine che ha base e altezza pari a 4 e 3. Quindi abbiamo capito che il rapporto d'aspetto è il rapporto tra la base e l'altezza dell'immagine. Benissimo, io ora devo cercare immagini di qualsiasi dimensioni che siano in formato 4 terzi. Quindi così, e quindi abbiano un rapporto d'aspetto pari a, adesso vi faccio vedere nello specifico quello che ho detto utilizzando la calcolatrice. Quindi se io divido 4,80 diviso 3,60 ottengo, vedete, 1,33333 periodico. Se vado a dividere invece 4 diviso 3 ottengo esattamente lo stesso numero. Questo vuol dire che i due formati hanno lo stesso rapporto d'aspetto. Bene, io ora devo cercare immagini di qualsiasi dimensioni che siano in formato 4 terzi e quindi abbiano un rapporto d'aspetto pari a il solito 1,33333333 periodico. Vediamo ora alcuni esempi di altre immagini che hanno lo stesso rapporto d'aspetto, quindi lo stesso formato, ma dimensioni differenti. Perché questo? Perché se io non dovessi trovare immagini soddisfacenti cercando su Google 480x360, potrei provare a cercare immagini leggermente più grandi, ma che abbiano lo stesso formato. Quindi abbiamo visto che oltre a 4x3 è 480x360, delle altre dimensioni di immagine utilizzabili potrebbero essere 800x600. Quindi, se non dovessi trovare l'immagine che cerco cercando 480x360, potrei cercare immagini 800x600. Se anche così non dovesse andare bene, potrei provare a cercare immagini 1024x768. Altrimenti, se ancora così non dovesse bastare, posso salire a 1028
80 per 960 e così via. Posso salire all'infinito. L'importante è che il rapporto tra i due numeri, il rapporto tra la base e l'altezza, sia sempre 1,333333333 periodico. Tutte le immagini che rispettano queste regole vuol dire che sono in formato 4 terzi e sono le immagini che servono a noi per poterle utilizzare nello stage. È inutile ovviamente salire troppo come dimensioni, perché tanto poi, una volta che caricheremo le immagini su Scratch, verranno riportate tutte a 480x360. Ma in questo modo almeno saremo certi di avere le giuste proporzioni e la nostra immagine non verrà né tagliata né deformata. Bene, vediamo ora come utilizzare Google Immagini per quello che ci serve. Ok, ci basta andare su www.google.com o .it. In alto a destra troviamo la scritta Immagini. Clicchiamo qui su questa scritta e, per chi non lo dovesse conoscere, questo è un motore di ricerca esclusivo per le immagini. Benissimo, io ora ho bisogno di cercare per il mio progetto la foto di, diciamo, una camera arredata. Quindi cerco camera. Ok, come vedete trovo delle bellissime macchine fotografiche, non è proprio quello che cercavo. Allora provo a scrivere camera hotel. Ok, va già meglio. Potrei provare a scrivere, seguendo i suggerimenti di Google, camera da letto. Ecco qua, vedete? Ottengo delle immagini abbastanza pertinenti. Ma le immagini che vediamo sono di tutte le dimensioni, vedete che hanno tutti i formati diversi. Se io poi passo sopra col mouse riesco anche a leggere le dimensioni delle immagini, vedete? Noi abbiamo bisogno di immagini in 4 terzi. Purtroppo Google non ci permette di filtrare i risultati per un rapporto generico come questo, tipo tutte le immagini che hanno un rapporto di 4 terzi, non ce lo fa fare. Abbiamo bisogno delle dimensioni precise. Allora, andiamo a inserire nel filtro di ricerca le dimensioni dello stage. Vedete qui abbiamo una scritta strumenti, dobbiamo usarla, cliccando si apriranno degli strumenti di ricerca e dobbiamo andare sul primo bottone, dimensioni. Qui abbiamo delle dimensioni preimpostate, maggiore di, icone, medie e grandi. Noi abbiamo bisogno di dare delle dimensioni esatte, quindi cliccando si apre questa finestrella e possiamo inserire le dimensioni, quindi 4,80x3,60. Vai! Ora le nostre immagini sono filtrate, vedete che hanno tutte lo stesso rapporto, la stessa dimensione, lo stesso formato. Prima erano qualcuna più lunga, qualcuna più stretta, erano tutte diverse. Ora hanno tutte lo stesso formato, perché ovviamente sono tutte immagini 480x360, vedete? Vedete? Passando sopra col mouse riesco sempre a leggere la dimensione dell'immagine. Se ancora così non dovessimo trovare l'immagine che ci serve tra queste, possiamo provare a cercare un'immagine più grande ma dello stesso formato, cioè sempre 4 terzi. Quindi andiamo qui sulle dimensioni, dimensioni esatte, e scriviamo 800x600. Vai! Come vedete abbiamo tutte immagini diverse, perché abbiamo cercato sempre camera da letto ma con una dimensione immagine diversa. Quindi sono tutte immagini, vedete, 800x600. Perfetto, ognuna di queste immagini va bene per il nostro lavoro. Ora potremmo sceglierne una qualunque, tanto potrebbero andare tutte bene per quanto riguarda il formato. Ovviamente se ancora così non dovessimo trovare l'immagine che fa per noi, potremmo aumentare qui le dimensioni cercando 1024x768, come vi ho fatto vedere prima, e così via, aumentando sempre di più finché non troviamo qualcosa che può andare bene per il nostro progetto. Per il progetto che ho in mente, queste immagini comunque vanno tutte bene. Potremmo utilizzarle per imparare i nomi in inglese degli oggetti che si trovano in una stanza. Quindi il letto, l'armadio, la scrivania, lampade, comodini, tappeti e così via. Lo possiamo fare per ogni stanza della casa, quindi gli oggetti del bagno, la camera da letto, la sala da pranzo, una tavola apparecchiata, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Sta a noi.
Io in questo video vi mostrerò come trovare l'immagine giusta e nel prossimo video inizieremo a elaborarla con l'editor di Scratch per poter ottenere sfondo e sprite per il nostro programma. Prendiamo ora un'immagine che potrebbe andar bene al nostro scopo. Vediamo un po', un'immagine così potrebbe andar bene, magari così potrebbe andar bene. Abbiamo qui un quadro, dei vasi, una lampada, i comodini, il letto, il tappeto, la sedia, la borsa, la cassettiera, la scrivania, lo specchio, insomma un sacco di cose che possiamo inserire nel programma. Diciamo che questa immagine potrebbe andar bene, la potrei prendere, però prima di prenderla dovrei assicurarmi che l'immagine sia utilizzabile. Ora ipotizzo che per fare un progetto privato a scuola o in casa ogni immagine vada bene. Io però sto facendo un tutorial che è pubblico, quindi è bene rispettare il lavoro altrui e non rubare le immagini senza il permesso dei proprietari. Per trovare immagini adatte al mio scopo posso guardare i diritti di utilizzo. Cosa vuol dire? Devo selezionare qui in alto tra gli strumenti. C'è anche diritti di utilizzo. Io devo impostare l'opzione contrassegnate per essere riutilizzate. Ecco qua. E ottengo tutta un'altra serie di immagini, di foto, che sono state contrassegnate per essere riutilizzate. Quindi adesso sceglierò un'immagine tra queste. Diciamo che le immagini che mi vengono restituite sono abbastanza interessanti. Non ho bisogno di scremare ulteriormente, ma se non fossero abbastanza soddisfacenti potrei tranquillamente andare qui e cambiare il formato dell'immagine. Frughiamo un po', vediamo un po', e secondo me diciamo che questa potrebbe essere un'immagine utilizzabile. Ora abbiamo una porta, il letto, i cuscini, i quadri, un quadro qua, la pianta, la sedia, il comodino, la lampada, il tappeto. Ci sono un po' di oggetti che si possono utilizzare, è abbastanza interessante. Quindi questa potrebbe andare bene e utilizzandola non faremo torto a nessuno, visto che l'autore dell'immagine ci permette di utilizzarla. Ok, per prendere l'immagine dobbiamo andare su visualizza immagine. L'immagine ci verrà aperta in una nuova finestra e potremo salvarla utilizzando il tasto destro del mouse, salva immagine con nome, o il comando per salvare l'immagine del browser che state utilizzando. E l'immagine sarà salvata. Ora che abbiamo l'immagine che ci serve, dovremo caricarla su Scratch per elaborarla con l'editor, ma questo lo vedremo nel prossimo tutorial. Se il video vi è piaciuto e l'avete trovato utile, lasciate un like e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Se avete domande scrivetemi nei commenti del video su YouTube, altrimenti potete contattarmi nella pagina Facebook. Un saluto a tutti, al prossimo video!